Benvenuti, siamo veramente molto molto contenti. Entriamo subito direttamente nel tema, nell'argomento di oggi che è la narrazione e il lutto, perché questo è il primo incontro di un percorso che noi abbiamo immaginato che si può vivere in maniera continuativa, ma si può anche prendere ovviamente uno quando tempo, quando voglia. Noi avremo questo incontro di oggi dove sia io e soprattutto sia Ines Testoni e cercheremo di riflettere sulla narrazione e quindi cercheremo di affrontare il tema da vari punti di vista, quindi da una visione più ampia, una visione analitica, da un aspetto molto molto pratico che cercherò poi di approfondire. Seguirà prossimamente, vi verrà comunicato un secondo incontro sempre sulla narrazione nelle situazioni di cura e il tutto porterà, per chi vorrà, poi ad un percorso di formazione dove cercheremo di attivarci concretamente per capire come la narrazione possa diventare una risorsa nelle situazioni di supporto alle persone. Quindi ci occuperemo fondamentalmente di lutto e di narrazione, ma occuparsi di lutto, io credo almeno dalla mia esperienza, insomma, comincia ad essere già tanti anni, significa alla fine occuparsi d'amore. Quindi parleremo in tante modalità diverse di amore, di storie d'amore interrotte, ovviamente, e di come è possibile farle continuare, in che modo. Lo scopo finale di tutte queste riflessioni che noi cerchiamo di fare, io vorrei sottolineare perché è molto importante, è il cercare di capire come è possibile creare un cambiamento. Quindi tutte le riflessioni che faremo, che farà Ines, che farò io, che farà anche la prossima volta Maria Giulia Marini, hanno proprio, come dire, acquistano significato e valore se alla fine diventano spendibili, cioè se possono diventare una risorsa per chi sta vivendo l'esperienza che credo molti di voi hanno vissuto e purtroppo vivranno devastante, insomma, della perdita. E quindi l'obiettivo finale sarà quello di cercare di apprendere come è possibile trasformare la narrazione in una occasione per le persone di elaborare il proprio lutto e per noi come Associazione Mare Bianchi, alla fin fine elaborare il lutto significa essere capaci di rispondere alla domanda: Padre mio che non ci sei più, figlio mio, moglie mia, come posso continuare ad amarti? La risposta a questa domanda è totalmente a carico della persona che sta vivendo l'esperienza. Quello che noi possiamo fare è cercare di creare delle situazioni, dei contesti narrativi che facilitano, offrono più possibilità alle persone di recuperare il lascito di chi non hanno più accanto e di decidere cosa farne attraverso la narrazione, ma non solo. Attraverso una narrazione, poi lo vedremo un po' più nei dettagli, che non è fine a se stessa. Il parlare, il raccontare, il condividersi non ha come obiettivo quello, ha come obiettivo quello di trasformare tutto quello che abbiamo capito che l'amore della nostra vita ci ha donato in azioni. Perché così come le storie d'amore, quando ci sono le persone, no, si manifestano ovviamente dentro di sé, ma poi si realizzano nella storia, nella concretezza, nella quotidianità, anche quando le persone non abbiamo più accanto, non sono più con noi, noi abbiamo la possibilità di continuare ad amarle. In che modo? Lo scopriremo insieme. Noi cercheremo quindi di fare una riflessione sulla forma. Il modello della narrazione guidata è un modello che si basa su un'idea fondamentale, che è quella che sono le parole delle persone che stanno vivendo l'esperienza, che possono essere determinanti. In particolare quando queste parole creano una corrispondenza tra quello che sono e ciò che si vive. Cioè quando le parole sono vere per le persone, sono giuste, sono il segno di ciò che sta vivendo internamente, allora queste parole hanno la capacità di produrre azioni. Lo diceva anche Santa Teresa, ad esempio, perché è credente, molto famosa, le parole conducono i fatti. Ecco, quindi io cercherò poi, dopo l'intervento di Ines, di fare una riflessione proprio su come è possibile intervenire sul processo narrativo, sulla narrazione, non sul narrato.
Chiudo solo questa primissima riflessione per dirvi da dove è nato tutto questo. Questo modello, noi lo chiamiamo modello logico-linguistico, non è nato da uno studio, no? Non è nato da un'analisi, non è nato da una riflessione, è nata da un'esperienza concreta, diretta, no? Che noi viviamo appunto cercando di sostenere le persone in lutto attraverso gruppi di aiuto, attraverso incontri individuali, attraverso un servizio di corrispondenza. Ed è nata molti, molti anni fa, quando ad un certo punto mi arriva una richiesta da una sorella, che ha appunto la sua sorella che ha perso il marito all'improvviso ed era entrata in una sorta di totale bulimia di vita, era completamente, come dire, congelata a letto, incapace di reagire, di lavarsi, di intervenire e contemporaneamente stava aspettando una figlia. E questa sorella ci chiede disperatamente di aiutarla a muoversi, a riattivarsi, perché si stava veramente spegnendo. Aveva deciso di interrompere la propria vita per questa mancanza d'amore. Allora io non riuscivo a contattarla, ho cominciato a scriverle per cercare di entrare in contatto, perché l'unica cosa che facevo ogni tanto era scrivere, no? Online. E a un certo punto lei mi fa una scommessa. Provoca e lui dice: guarda, io sono disposto a continuare a raccontarmi, ma scommetti che non ce la farai, scommetti che non riuscirai ad interrompere questo declino che io sto vivendo, scommetti che non riuscirai, che non ci sarà niente che riuscirà a darmi il senso e il significato per cui valga la pena vivere. Io mi ricordo che allora ero rimasto veramente molto, molto colpito da questa cosa, no? Perché era una scommessa alla quale non si poteva eludere. No? E mi chiedevo, ma chi sono io? Cosa posso dare io? No? Ma chi si può mai permettere in generale di dire ad un'altra persona che cosa deve fare, quando è che vale la pena vivere, come deve reagire, e come deve fare per continuare ad amare una persona che non ha accanto? Ma quali esperienze, quali studi, quali conoscenze? No? Ed è la stessa cosa che mi è successa anni dopo. Molti anni dopo, un'esperienza molto simile, quando la mia ex moglie ha tentato il suicidio. E anche lì mi ricordo che mi diceva: chi può darmi qualcosa, neppure tu, perché valga la pena continuare a vivere? Chi può recuperare il dolore, la perdita che io sto vivendo? Ecco, allora mi ricordo che fu per me centrale, fu l'inizio di questo percorso dal quale poi abbiamo costruito la narrazione, arrivare a questa consapevolezza, cioè la consapevolezza dell'impotenza, dell'incapacità. E io mi chiedevo, se io, ma nessun altro secondo me al mondo, ha qualcosa da darti da fuori, di salvifico, una fede, un'idea, dei consigli, una terapia, una diagnosi, delle medicine, se niente ti salva al di fuori di te, allora non può che esserci una soluzione, e cioè che sono le tue parole, se sono vere, che possono aiutarti a continuare a riprogettare un'esistenza. Da qui poi abbiamo iniziato questo percorso. Io mi fermo solo qui perché volevo solo introdurre questa riflessione e adesso invece lascio la parola per la sua riflessione a Ines Testoni, che penso molti di voi insomma, conoscono, è docente di psicologia sociale a Padova, è direttrice di uno dei master forse più significativi, non dico solo in Italia, ma anche in Europa. E questo non perché è qui, ma perché ce lo dicono tante persone anche che hanno partecipato, per la qualità dei docenti, no? Per la possibilità anche qui di fare delle riflessioni che non sono solo culturali, ma che cercano di intervenire sulla qualità della relazione e sulla possibilità che abbiamo noi di fare qualche cosa per aiutare le persone che sono in difficoltà. Recentemente ha anche pubblicato il grande libro della morte, che ovviamente io vi consiglio, e a lei chiediamo adesso una riflessione, sulle narrazioni nel lutto. Grazie. Sì, io, come diceva il dottor Ferrari, dirigo il Master in Death Studies and the End of Life, è il primo in Italia, nato 15 anni fa, e l'unico in Europa strutturato come è strutturato, quindi anche unico in Italia.
La scommessa che mi sono impegnata a voler vincere, e onestamente è stata una scommessa vinta, che hanno vinto chiaramente coloro che hanno seguito questo corso, è che si possa cambiare una tendenza generale in Occidente, che è l'abbandonare coloro che soffrono, coloro che devono morire, e abbandonare anche i loro familiari e abbandonare anche i dolenti, cioè coloro che poi devono fare i conti con il lutto. L'Occidente sappiamo che vive un momento storico assolutamente unico, che non è mai esistito prima, e non sappiamo, speriamo che duri anche molto a lungo, vale a dire è centrato rigorosamente e molto radicato sul benessere, la costruzione di un benessere il più possibile democratico, quindi più possibile accessibile a tutti. Ovviamente ci sono molte persone che non possono accedere a questo benessere, però ci stiamo impegnando attivamente perché possa diventare una realtà concreta per tutti. Bene, uno degli effetti collaterali di questa nostra splendida società, che ha raddoppiato i tempi di vita, per un verso è la cronicizzazione di malattie molto gravi, quindi l'esperienza di sofferenze prolungate nel tempo, e parallelamente alla sofferenza, l'isolamento nella sofferenza. Invece in passato si moriva molto più velocemente per le stesse patologie, che non erano affatto patologie che potevano durare a lungo, si moriva rapidamente, però nel momento della malattia, si dice nel momento della difficoltà, le famiglie erano più allargate, si univano, la solidarietà della comunità era più sentita. Per vari motivi che non sto a descrivervi, invece, al benessere si accompagna sostanzialmente una assenza drammatica della comunità e della società. Che cosa vuol dire? La società spettacolarizza l'essere vincenti, l'essere vivi, la valorizzazione della vita, e mette assolutamente, rimuove nell'inconscio l'esperienza di dolore, la rimuove, perché l'esperienza di dolore riduce i livelli di benessere, riduce i livelli di divertimento, i livelli, diciamo così, che permettono alle persone di essere produttive e di rispondere in modo molto adeguato alle istanze sempre più elevate di produttività sociale. Bene, questo è lo scenario all'interno del quale vorrei inserire questo mio intervento, per dire che il master ha voluto dire: signori, così non va bene, perché chi soffre ha bisogno di vicinanza, ha bisogno di ascolto. Come diceva il dottor Ferrari poco fa, ha bisogno di poter parlare, e pensate che quando si soffre, invece, la prima cosa che succede, e questa è la sfida, ovviamente, dello stare accanto a chi soffre, l'esperienza più forte è quella della regressione. Quindi si diventa più bambini quando si soffre, si diventa meno prestanti, meno adulti, meno capaci di decidere, quindi più vulnerabili. E più, tra l'altro, manovrabili all'interno delle relazioni. Quindi questo è il primo effetto della sofferenza. Il secondo grande effetto della sofferenza è che ci mancano le parole per definirla, le parole per raccontare che cosa si sta vivendo. Perché ci mancano? Proprio perché la società ha creato questa afasia generale relativa al dolore, alla sofferenza, al corpo che man mano perde le proprie funzioni, il corpo che man mano si avvicina al morire, perché è uno spettacolo che non vogliamo vedere, specialmente perché vogliamo rimuovere la consapevolezza di essere mortali, e di conseguenza ci mancano le parole della solidarietà. Quindi anche chi soffre non è capace di raccontare la propria storia. Dovete altresì pensare, una cosa veramente delicata da descrivere,
che quando si lavora con chi soffre, non si può dare per scontato che chi soffre sappia dire e sappia definire con chiarezza il proprio stato e le condizioni che, diciamo così, all'interno del proprio scenario esistenziale procurano questa sofferenza. Cioè, vale a dire, la persona che soffre sa di soffrire. Provate a immaginare ad un mal di denti fortissimo. Facciamo una metafora fisiologica perché è più facile capire dove voglio arrivare. Bene, pensate ad un mal di denti. Voi dite: ho un mal di denti fortissimo, ma non so che cosa lo procura. Posso immaginare che si tratti di una carie, posso immaginare che si tratti di un oggetto che ha lesionato la gengiva, ma non sono in grado di diagnosticare che cosa sta producendo questo dolore. Chiaramente lo può fare soltanto una persona competente rispetto a che cosa accade all'interno del corpo quando si percepisce il dolore. La stessa cosa avviene a livello esistenziale, a livello psicologico. La persona che sta soffrendo non sa che cosa sta accadendo al proprio interno. Bene, una delle strategie che ho adottato all'interno del master è stata proprio quella di scongelare il linguaggio rispetto al dolore, alla sofferenza, alla perdita, alla morte, al morire, creare una ampia area di esperienze che permettano di evocare tutte le esperienze di perdita, tutte le esperienze, perché sono perdite anche le sconfitte, le chiusure delle storie d'amore, sono tutti precursori di esperienze del senso grande del lutto. Il lutto è la più grande esperienza di perdita. E se ci arriviamo a questa esperienza di perdita, dopo aver elaborato tutte le altre esperienze o una buona parte significativa di esperienze di perdita, il lutto si può affrontare. Per intenderci, per dirla proprio in modo molto pratico, come diceva il dottor Ferrari, sapere che parlare di perdita, parlare di dolore, ci rende più consapevoli, più capaci, più competenti rispetto a noi stessi e rispetto agli altri, può produrre come esito virtuoso un aumento delle possibilità sociali, relazionali, di creare situazioni di incontro che permettano l'elaborazione anche simbolica, perché il problema della dimensione simbolica è sempre cruciale per l'essere umano. L'essere umano soffre per quello che crede di essere e se crede di essere mortale, questo diceva mio grande maestro Emanuele Severino, la sofferenza non può che essere estrema e lui diceva, se credi di essere mortale non può che essere incurabile. Quindi è all'interno delle dinamiche simboliche di che cosa intendiamo per morte, la rappresentazione della morte, che si risolve la sofferenza. E questo è ciò che ci insegna tutta la storia del pensiero e la saggezza occidentale. La narrazione è il primo passo rispetto alla presa di coscienza dei simbolismi che producono la sofferenza della perdita e del lutto. È soltanto il primo passo, ma è un passo importante. Intanto i compiti della narrazione sono restituire la possibilità di percepirsi e saper far corrispondere alla percezione di sé la parola da dire all'altro. Il secondo grande livello è riconoscere a chi dire ciò che deve essere detto del proprio dolore. Con chi si parla del proprio dolore. Bene, dobbiamo sapere che qualsiasi, ci sono degli ulteriori nodi che vi prego di tenere in considerazione. Ecco, io parlo sempre sulla base di ricerche empiriche, misurate e riconosciute e validate a livello internazionale. Ormai ho pubblicato veramente tanto in questo campo e ho fatto anche proprio molta ricerca proprio in questo campo, oltre che aver fatto molta filosofia perché sono psicologa, psicoterapeuta, ricercatrice, ma anche filosofa. Quindi
non prescindo, non posso prescindere dalle diverse dimensioni. Ebbene, una delle dimensioni sostanziali della risoluzione del lutto consiste nella possibilità che il dolente, la persona dolente, in una condizione di regressione, perché la sofferenza fa regredire in termini evolutivi, cioè si torna bambini, si torna adolescenti, in una condizione di regressione e di afasia linguistica per, diciamo, carenza culturale, perché ci mancano i linguaggi, ma anche perché il dolore ammutolisce, ci rende incapaci di parlare. La cosa che viene meglio quando si soffre è l'urlo, il grido, no? Il pianto, perché non ci sono le parole che possono essere espresse bene. Allora, intorno alla persona che vive questa condizione di cordoglio, quindi dolore del cuore, la comunità si raccoglie perché sa che la persona che sta soffrendo è in quello stato e quindi va sostenuta, va sorretta. Sono gli altri che con la propria presenza, la propria comprensione, capacità di ascolto dell'urlo, quindi la carenza totale, cancellazione di qualsiasi significato simbolico, sostiene la persona. Il lutto si risolve così. Se la comunità non c'è, il lutto non si risolve. Pensate un po', rimangono, abbiamo dei casi di lutti prolungati, complicati, proprio per solitudine da parte delle persone che soffrono. Il secondo grande aspetto che deve essere sempre tenuto in considerazione quando si lavora con i dolenti, con chi soffre, è che la narrazione, che abbiamo detto è il primo passo, non quello definitivo, ce ne vogliono altri, però questo è prezioso, va tenuto da conto, l'aggancio è importante. Il secondo passo cruciale è l'elaborazione del significato che aveva ciò che è perduto, è stato perduto. Quindi la progettualità che era implicata nella relazione, come ricostruirla e come negoziare la possibilità di ridefinire i profili del senso esistenziale, i profili del futuro, perché l'essere umano è proiettato nel futuro. Uno dei rischi di un lutto non risolto è che la persona dolente si chiude nel passato, perché solo nel passato trova le risposte ai propri perché, e quando queste risposte non si presentano più, non sono più accessibili se non nel ricordo, chiaramente il futuro, come pure il presente, perdono di significato. Allora, la narrazione intesa come processo, attenzione, questo è un termine tecnico messo a disposizione da Robert Niemeyer, con il quale lavoro, che è il più grande studioso a livello mondiale di grief counseling, già president dell'Association for Best Education and Counseling, alla quale appartengo, e attenzione, Robert Niemeyer parla chiaramente di narrazione come processo di co-costruzione di un nuovo significato da attribuire al futuro per il dolente, un nuovo significato da attribuire allo sguardo verso il domani per interrompere e invertire la rotta regressiva, la rotta intrapresa dal dolente, che rischia appunto, senza comunità, senza legami di vicinanza sufficienti, rischia chiaramente di non riuscire a evolvere ulteriormente. Il terzo aspetto, facciamo un salto molto grande, anche diciamo così, per non prolungare troppo la relazione. Il terzo punto di riferimento cruciale è l'elaborazione dei sospesi. Molto spesso accade che la narrazione non produca alcun effetto perché non, chi ascolta non è in grado
di accompagnare il dolente verso il riconoscimento di ciò che non ha risolto quando c'era la possibilità di farlo. Ora, sapere tutte queste cose non è come non saperle, lo dico sempre ai miei corsisti del master. Sappiate che questo è un punto cruciale. In qualsiasi momento voi siate della vostra vita, imparate ad elaborare qualsiasi perdita per sapere che cosa avete perso e sentire quanto fa male e perché. E poi, quando c'è stata la perdita, e guardate, non si tratta solo di morte, riuscire a capire che cosa rimpiangete in termini del non ho fatto così, non ho fatto in quel modo. E se avessi fatto così, ci sarebbe stato questo tipo di soluzione. Queste cose si fanno quando si è nella presenza, quando si è nella presenza e non quando si è nell'assenza. Ecco dunque che all'interno del master abbiamo creato questo laboratorio di capacità esistenziale di non temere la morte e di non temere la perdita, ma gestire insieme, accedendo a riferimenti simbolici di altissimo livello, oltre che estremamente profondi, per l'esperienza intima di ognuno, condivisa, perché lavoriamo appunto in condivisione dell'esperienza, attraverso varie tecniche. Io uso molto, oltre che la narrazione, anche lo psicodramma, perché è un intervento di tipo attivo, concreto, quindi il drama therapy, poi uso anche altre tecniche di tipo artistico, che non sto a raccontarvi. Questa cosa permette l'elaborazione del sospeso, e l'elaborazione del sospeso è la cosa più difficile da far raccontare, è ciò che di solito i dolenti seppelliscono all'interno degli spazi più profondi del proprio dolore. E sapete perché lo seppelliscono? Perché parlarne aggiunge dolore al dolore. Quindi è una sfida quella di usare il metodo narrativo, ed è il primo passo per l'elaborazione del lutto. Però se si riesce a fare un percorso fatto bene, con una dinamica profonda e in grado di offrire anche orizzonti di significato ampi, importanti, allora accade qualcosa di estremamente grande. Chi ha sofferto diventa più maturo, diventa più capace di aprire orizzonti anche ad altri che soffrono per le stesse cause e per le stesse perdite. Non è un caso che nella mia storia io abbia incontrato persone eccezionali, grandissima levatura morale, culturale, esistenziale, ed erano tutte le persone più grandi, le più importanti, persone che avevano subito traumi grandissimi e perdite dolorosissime. Allora, la perdita e la morte, il lutto può abbattere in forma definitiva e invertire la rotta della crescita verso la regressione, oppure può elevare al massimo. Allora, saperlo non è come non saperlo. Tutti coloro che arrivano a questa competenza sono in grado di cambiare la società e di cambiarla in modo eccezionale. Non quindi superare il lutto solo per se stessi, ma per essere persone migliori che offrono orizzonti più grandi alla società stessa, che nel suo insieme è veramente ancora molto ignorante su questi temi, ma se siamo in tanti a lavorarci, diventerà una società migliore per tutti, specialmente per i nostri figli, i nostri nipoti, le nostre figlie, le nostre nipoti. Grazie. Non so se ho l'audio. Sì, mi sentite? Sì? Sì. Ok, bene. Allora, grazie tantissimo alla dottoressa Testoni. Credo che la cosa che colpisce sempre quando la sentiamo è l'apertura. Da una parte è come se si aprissero e chiarissero, attraverso dei confini ben limitati, la portata, le riflessioni di quello che sta dicendo, e dall'altra parte poi però si complicano, no?
perché bisogna andarci poi dentro nelle questioni che vengono affrontate. Ecco, io vorrei fare l'ultimo passaggio prima di lasciarvi la parola e ripartire proprio da quello che veniva detto dalla dottoressa Testoni, cioè dal limite della narrazione, dal fatto che è un primo passaggio, dalla difficoltà di elaborare i sospesi che hanno le persone che si occupano, no, di questo aiuto, di questo supporto, e quindi la difficoltà di produrre degli effetti reali, dei cambiamenti, e quindi l'idea che noi cerchiamo di attivare, di realizzare attraverso questo modello, attraverso questo percorso è, speriamo di farcelo ovviamente, ma insomma da tanti anni che ci proviamo, è proprio questo, di andare oltre il pensiero magico, no? Alla Jean Didion, non so se avete letto questo libro interessantissimo, no? In Italia c'è un po', soprattutto nei gruppi di autoaiuto, questo pensiero magico riferito a lutto e narrazione, cioè che basta un po' raccontarsi, basta stare insieme, no? Basta che le persone, come dire, esprimano, buttino fuori il loro dolore, e questa cosa, come dire, un po' magicamente funziona. La realtà ci ha detto che non è così, che certamente è utilissimo, certamente serve non sentirsi soli. Io penso nelle nostre storie d'amore interrotte per vari motivi, come si diceva prima, perché abbiamo davvero perso qualcuno o perché qualcuno non c'è più nella nostra vita o lo vorremmo, quanto è importante avere la possibilità di raccontare, di narrare. Ma non basta questo. Ecco, la narrazione, in particolare la narrazione guidata, ha proprio questo obiettivo, è quello di cercare di andare oltre, cioè è quello di fare in modo che ci sia la possibilità di costruire insieme un progetto di intervento, dove la narrazione è, come dire, il braccio armato di un pensiero, è funzionale, non ha significato di per sé, no? È funzionale se riesce ad attivare dei cambiamenti, se le parole conducono i fatti. Perché così come dicevamo prima, le storie d'amore in vita, noi no, l'amore lo misuriamo anche nelle cose che facciamo per l'altro, così possiamo farlo anche quando l'altro non è più fisicamente con noi. Ecco, quindi quello che noi faremo in questo percorso, e adesso vorrei solo proprio in pochissimi minuti farvi una piccola anteprima, insomma una piccola riflessione, è quello di capire come si può costruire un progetto di intervento, come la narrazione possa diventare una relazione d'aiuto vera e propria e non una sola, ma anche importantissima, modalità per stare vicino alle persone che soffrono. Noi in questo percorso quindi partiremo dal cercare di capire e di definire insieme alle persone che vengono che cos'è per ognuno delle persone che parteciperà a questo corso. Che cos'è l'esperienza di perdita? Che cosa significa elaborare un lutto? No? Perché poi alla fine è questo, no? Noi riusciremo a dare quello che abbiamo nel modo corrispondente rispetto al quale pensiamo sia l'oggetto che cercheremo di andare a sul quale cercheremo di andare a riflettere. Cioè cercheremo di fare una riflessione per capire rispetto ad ogni partecipante che cosa è la sua esperienza di perdita, che cosa gli ha portato, come vede il lutto altrui, che cosa pensa abbiano bisogno le persone, qual è la strategia da utilizzare. Noi certamente ne proporremo una, no? Noi proporremo l'idea che il lutto, il processo di elaborazione, si compie, la riprogettualità che si diceva prima, si compie quando la persona riesce appunto a rispondere a questa domanda chiave, rispetto a chi non c'è più. Come posso continuare ad amarti? Che cosa me ne faccio dell'ascito esistenziale che tu hai donato alla mia vita? Di tutto ciò che è rimasto, che abbiamo creato, come posso ora continuare a farlo vivere? La risposta è a carico della persona. Il processo noi lo possiamo favorire. E lo possiamo favorire se innanzitutto creiamo la possibilità perché le persone riescano a raccontare in una prima fase il dolore, come si diceva prima, no? Il primo momento è la possibilità alle persone di far fuoriuscire tutti i pensieri, i dolori, le idee che hanno in maniera del tutto libera. Ma questo accade quando? Accade quando noi veniamo ritenuti
degni di ricevere le testimonianze, no? I pensieri, le confessioni, i segreti, i movimenti del cuore, dell'anima. E questa è già una cosa interessantissima, no? Secondo me. Cioè, in che modo, e questo credo che succede anche a noi in tutte le situazioni, indipendentemente dal lutto, noi di solito, quando stiamo male, da chi andiamo? Andiamo da delle persone che sappiamo che accolgono il nostro dolore, che sono interessate alla nostra storia d'amore. E in che modo passa questa cosa? In che modo veniamo ridotti degni di ricevere le confessioni degli altri? In una logica di questo genere, il problema si sposta subito dal fare qualcosa per gli altri al come dovremmo essere noi. E questo è già un aspetto molto interessante, perché ci dice che la prima forma di aiuto che noi possiamo dare a chi sta vivendo un'esperienza di perdita è vivere bene la nostra vita, in base ai criteri che ognuno di noi ha. Perché se viviamo bene la nostra vita con i principi, con le azioni, con l'umiltà che abbiamo, ci sta dentro la possibilità di stare accanto a persone che soffrono. Il dolore altrui non ci domina, non ci devasta, non ci colpisce, no? Certo, ci sono delle conseguenze, è evidente, no? Ed è anche giusto pagare delle conseguenze, ma entra dentro ad un circolo che è fatto anche di amore, di hobby, di tempo, di passione, di divertimento. Allora, la prima forma di aiuto è occuparsi di se stesso, perché questo ti dà la possibilità di aprire quello spazio che contiene il dolore altrui, perché si mescola insieme a tanto altro. Ma tutto questo non basta, no? Quindi creare la possibilità alle persone di narrare, di raccontare la propria esperienza di perdita è un passaggio, ma è anche limitato. Ed è un limite che spesso nei gruppi, anche noi ne abbiamo, nei gruppi di autoaiuto, si vede, no? Di persone che magari in un primo momento certamente si sentono più leggere, non si sentono sole, ma questo finisce, questo effetto positivo legato al semplice narrare ha dei grossi limiti, ha dei grandi vantaggi, ma è anche una temporalità e un'efficacia limitata. Quello che noi dobbiamo cercare di fare è cercare di far capire alle persone che devono recuperare ciò che è rimasto del proprio caro e cosa possono, come possono farlo, attraverso un racconto, attraverso la narrazione di ciò che era il proprio amore per se stessi, di ciò che hanno fatto e di ciò che io vorrei mettere in campo. Ma questa cosa qui la posso fare solo se le parole che io utilizzo, la forma, il modo in cui racconto il dolore corrisponde a ciò che davvero io sto vivendo dentro o ciò che davvero penso. Allora, quello che noi facciamo nei percorsi è cercare di stare e di, come dire, approfondire, specializzare l'attenzione al linguaggio, alla modalità in cui il dolore viene raccontato. Perché è tutto meno che forma, è contenuto se corrisponde. Noi abbiamo chiamato il nostro servizio Cor Linetta Corrispondenze. Allora, succede che con delle domande, con delle riflessioni, no? Con delle richieste sulle parole che hanno usato. Mi viene in mente, per esempio, una frase classica, no? Che tantissime persone ci dicono quando c'è il primo approccio, che sia nei gruppi, che sia nei contatti individuali, che sia nella corrispondenza. Arrivano e dicono sono disperato, non ce la faccio più. E molto spesso che cosa si fa? Si cerca di consolare, no? Di dire che no, vedrai, no, non preoccuparti, oppure semplicemente lo si ascolta, no? Ecco, il tentativo è di andare oltre, cioè cercare di dare degli aggettivi, dei nomi, delle parole molto vere, molto corrispondenti a quello che le persone stanno vivendo. E quindi quello che accade è che le persone stanno attenti a come esprimere il loro dolore. E succede una cosa che per me è sempre, come dire, magica quando chiedi a una persona, ad esempio, ma disperato, ma cosa intendi per disperato? Intendi triste? E loro magari ti guardano, no? E poi alzano un attimo gli occhi, di solito verso destra vanno gli occhi e vanno a ricercare il significato, la differenza tra la parola disperato e la parola triste. E mi dicono,
e c'è quell'attimo di silenzio, è di lì che sta avvenendo il cambiamento, no? È lì che si stanno definendo, è lì che il loro dolore comincia ad avere degli aggettivi più precisi, più specifici. Molto spesso ci dicono no, ma non triste, molto di più, no? Allora, in questo modo, questo è solo un esempio banalissimo, in questo modo l'esperienza che tu stai vivendo, l'esperienza che ti sta devastando, che ti copre, che ti rende incapace di ripensare una vita, diventa un'esperienza che è dentro di te, ma contemporaneamente anche fuori di te, perché ha dei nomi, perché si può raccontare, perché comincia ad avere dei confini. E questo processo io lo posso attivare non solo attraverso a ciò che io sto vivendo, ma anche a quello che penso che il mio caro mi ha lasciato e a come dovrei farlo. Ecco, in estrema sintesi, il percorso che noi faremo, e che adesso vediamo un attimo se Marco ce lo può condividere, è un percorso che cercherà di approfondire questa attenzione al linguaggio come possibilità narrativa alle persone di recuperare il lascito. Adesso state vedendo un attimo, ecco, questo è il percorso che faremo, quindi come vedete è un percorso che noi faremo diviso in 5 momenti, in 5 moduli, ognuno di alcune ore, è limitato ad un numero basso, no, di persone, ovviamente, perché dovremo con ognuno di loro raccontare, partire dalla sua esperienza, no? Non saranno delle lezioni teoriche dove si apprende una tecnica, ma dove si cerca di creare un progetto logico, correlato, una capacità di gestire la narrazione indipendentemente dal contenuto. E cercheremo di farlo attraverso questa modalità. Inizialmente l'avevamo pensato alcuni mesi fa, prima di questa, no, seconda grande, terza, scusatemi, grande ondata, no? E quindi pensavamo una prima fase di farla in presenza. Adesso le cose diventano, come dire, molto complicate. Però sono ormai 2 anni che noi lavoriamo in questa modalità e con alcune particolari attenzioni si riesce veramente a creare un grande clima di condivisione. Però è un percorso in cui noi chiediamo alle persone di venire, di sapere che vengono non ad ascoltare, non ad imparare, anche se ovviamente abbiamo, insomma, delle cose da dirvi, ma a mettersi in gioco in prima persona per cercare di capire, sperimentandolo sulla propria pelle. Quindi la prima cosa che faremo, vi faremo vivere rispetto alle vostre esperienze, che cosa vuol dire essere aiutati, essere guidati a trovare una forma migliore nel raccontare quello che state vivendo o che avete vissuto di doloroso, per poterlo poi utilizzare in altri contesti. E qui chiudo, nei nostri percorsi vengono persone che si occupano di aiuto nel lutto, quindi che cercano di creare dei cambiamenti che sono nei contenuti a carico di chi lo sta vivendo. Nel percorso noi dovremmo avere una competenza in più di vario tipo, quindi vengono psicologi, psicoterapeuti, no? Che cercano di, oltre a tutto ovviamente quello che mettono in campo, utilizzare questo metodo, i facilitatori dei gruppi di autoaiuto, i cerimonieri laici, in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, scusate, anche molti operatori di agenzie di onoranze funebri. Quindi vengono persone, insomma, che possono attivarsi, possono essere utili in contesti diversi se riescono ad apprendere questa metodologia. Io vi lascio solo, per poi vedere se ci sono alcune domande, con una frase che a me è sempre piaciuta moltissimo e per me è stata assolutamente significativa, perché vera, tutto meno che retorica, ma vera, di Raymond Carver, non so se lo conoscete, è uno scrittore adesso deceduto, che ha scritto delle cose fantastiche, dei racconti, uno di quali si chiama anche Una cosa piccola ma buona, che parla proprio specificatamente di questi temi, un altro ancora invece cattedrale, dove c'è una narrazione senza, quasi senza parole, no? E dice, ve la leggo perché la voglio citare proprio testualmente, dice: quando noterete la fine di un importante periodo della vostra vita, nell'elaborare i vostri destini personali, provate a ricordare che le parole, quelle giuste, quelle vere, possono avere lo stesso potere delle azioni.
Io lo sto sperimentando da anni ed è una delle esperienze più meravigliose, non si dice, ma io dico lo stesso, più meravigliose della mia vita, che è costante. Ci sono tanti cambiamenti nella mia vita, ma questo no. Quando vedi che questa modalità permette alle persone di recuperare il lascito e di continuare in un modo ovviamente completamente diverso da prima, ma riprogettare l'esistenza a sospendere l'elaborazione del sospeso, come dicevo prima Ines Testoni, questa è una cosa impagabile, è una di quelle cose che ti dice vale la pena stare su questo mondo e spendersi per questa attività, vale la pena occuparsi di tutto, cioè vale la pena occuparsi delle storie di amore, perché alla fine sì, certo è faticoso, ma ci guadagni tantissimo. Grazie, scusatemi se sono stato un po' lungo. Allora, detto questo, se ci sono domande, io ne recupero alcune per me, alcune per la dottoressa Testoni. Allora, ci sono delle richieste intanto di approfondimenti sia sul master che su questo percorso, sulla narrazione guidata. Quindi chiederei se poteva magari approfondire un attimo come è strutturato il master, Certo. come si accede, eccetera. Dunque, per il master trovate tutte le indicazioni sicuramente sul sito dell'università, Università di Padova, Università degli Studi di Padova. Si chiama End Life, la parola End Life è scritto per intenderci. Death Studies and the End of Life. Il titolo è in inglese, ma praticamente le lezioni si svolgono tutte ovviamente in italiano, solo in alcuni casi in inglese, ma abbiamo i traduttori quando chiamo ospiti, specialmente degli Stati Uniti, ma a volte anche dagli UK. È diviso in tre grandi aree: l'area medica e infermieristica, quindi l'introduzione alle cure palliative, l'accompagnamento, l'area bioetica è collegata a questa parte, per cui si discute, adesso siamo nella fase in cui si discute, si è ripreso a discutere di suicidio assistito e eutanasia, se riconoscere all'interno delle cure palliative anche questo tipo di soluzione. L'area psicologica, antropologica e sociologica, che è quella che ho un po' descritto stasera, no? Vale a dire i riferimenti relazionali e come questi possono permettere alle persone di essere consapevoli della propria mortalità. Chiaramente sono aree diverse, quelle dell'antropologia, da quella della sociologia, da quella della psicologia, psicologia clinica, poi la psicologia ha tanti settori estremamente differenziati tra di loro che concorrono nel dare delle informazioni rispetto alla morte, al morire, il lutto, la perdita, ma gli aspetti anche più squisitamente relazionali. E poi l'area del simbolico, no? Dicevamo, quindi l'area del simbolico è affidata senza dubbio alla filosofia, ma anche alle religioni. Adotto un approccio interreligioso perché ritengo che tutte le religioni testimonino qualcosa di essenziale, estremamente cruciale, ma tutte le religioni tradiscono qualcosa di altrettanto sostanziale, cioè il concetto stesso di Dio, cioè le religioni evolvono proprio perché cercano lungo il corso della storia di risolvere le proprie aporie e incongruenze. E chiaramente l'indicazione filosofica, l'insegnamento filosofico è imprescindibile. Nello specifico, il Master in Death Studies and the End of Life dà voce a diversi filosofi.
ma ciò che viene presentato in maniera elettiva è il pensiero eternalista, perché siamo eterni, facendo riferimento al grande insegnamento di Emanuele Severino, che diceva è stato mio maestro. Io ho due grandi maestri, uno è Emanuele Severino e l'altro è Umberto Galimberti, che a volte riesco a invitare ad avere al master, non tutti gli anni, perché è richiestissimo, è richiesto da mezzo mondo, per cui non ha sempre il tempo. Però insomma i nomi sono tutti molto molto importanti. L'area della tanatologia medica adesso sta riguadagnando terreno e stiamo dando importanza anche a questo. Grazie per avermelo chiesto e per avermi dato lo spazio per parlarmene. Comunque le iscrizioni cominciano a giugno, trovate tutto nel sito del Master End Life. Ho due siti, uno è End Life e l'altro è quello accademico più strutturato. Comunque trovate tutte le informazioni. Riguardo invece, velocissimi, riguardo invece, ho visto ci sono altre domande sul percorso della narrazione, chiedevano, ma è rivolto a persone in lutto, è rivolto a persone che vogliono aiutare persone in lutto? La seconda, ovviamente, no? Quindi il percorso che facciamo è rivolto a persone che vogliono apprendere un approccio che può essere utilizzato a vari livelli, poi vedremo come supporto nel processo di elaborazione del lutto. E quindi in questa logica è preferibile che persone che stanno vivendo invece un'esperienza di perdita usufruiscano del servizio, no? E quindi possono chiedere a noi, ovviamente anche altri, di poter partecipare. Noi adesso facciamo purtroppo quasi sempre solo incontri online, ma vediamo insomma, che questa cosa funziona, insomma, ha io ero molto, sinceramente, con questo modello ero molto più in difficoltà all'inizio, un paio d'anni fa, pensavo che sarebbe stata una cosa molto più limitata. E invece funziona, funziona anche con i bambini. Io sono un insegnante elementare, lavoro con i bambini. Abbiamo creato, per esempio, qui nella nostra zona di Mantova, 5-6 unità di crisi scolastiche, quindi abbiamo formato in alcuni comprensivi degli insegnanti che possono attivarsi attraverso questo modello, ovviamente da tarare sull'età dei bambini, che stanno vivendo un lutto sia a livello individuale sia come classe. Quindi è chiaro che in questo caso la narrazione non sarà tanto all'attenzione delle parole, abbiamo lavorato noi, abbiamo fatto anche un progetto con le fiabe, no? Con bambini anche di 4-5 anni, lì bisogna usare parole e immagini altrui, ma l'importante è che poi alla fine diventino sempre parte di te. E quindi, se c'è una persona che sta vivendo un'esperienza di perdita e sente di aver bisogno di aiuto, quello che potete fare, e noi siamo disponibili, è quello di contattarci direttamente al sito tipo il sito mariabianchi.it oppure alla mail, che credo io adesso posso scrivere qua, mentre invece per partecipare al percorso ci si rivolge appunto al sito della Scuola di Capitale Sociale. Io vi lascio un attimo la mail e il sito dove potete trovare i riferimenti. Se qualcuno invece è interessato in particolare ad approfondire questa tecnica, noi abbiamo scritto un libro, un piccolo libro che è un saggio proprio molto operativo, che è poi quello che utilizzeremo, si chiama Narrazione Guidata. Lo trovate in modalità ebook, in italiano, c'è cioè anche in inglese, mi pare in spagnolo, oppure il cartaceo, che ce l'abbiamo noi. Credo che adesso possiamo andare ormai verso la chiusura. Io volevo quindi ringraziarvi di questo incontro. Spero che nel poco tempo che c'è stato abbia portato qualche stimolo, insomma, qualche riflessione, che noi proseguiremo fra un po' di tempo. Vi raggiungerà la comunicazione, se poi seguite i social, di un secondo incontro con Maria Giulia Marini. Qui parleremo di narrazione nelle situazioni di cura, quindi faremo un ulteriore passo avanti e quindi condivideremo proprio delle esperienze e quindi cercheremo di fare riflessioni che riguardano esperienze continuative nel tempo di narrazione, quindi come sono stati impostati, quali caratteristiche avevano, tutti i pregi e ovviamente anche i limiti, perché
tutte le cose hanno dei limiti, e poi dopo vi presenteremo ancora un po' più approfonditamente questa metodologia, proprio come utilizzarla. Ringrazio dottoressa Zestoni, grazie per grazie. Aver... Non so se c'è qualcuno della scuola che vuole dare l'ultimo saluto. Yolanda, se ci sei ancora. Sì, ci sono, vi ringrazio moltissimo. Ancora un grandissimo ringraziamento alla professoressa Testoni, anche perché ci tengo a dirlo, noi abbiamo fatto più di circa 30 lecture da quando abbiamo cominciato e questa è in assoluto la più partecipata, quindi è un grande risultato e la ringraziamo tantissimo e naturalmente professoressa Testoni la invito a continuare a in qualche modo frequentarci, noi le suggeriremo sicuramente delle occasioni, sono delle occasioni davvero importanti e belle queste di incontro fra delle realtà che si rivolgono un po' a pubblici diversi, ma il cui obiettivo è quello di ampliare l'offerta a un pubblico più ampio, quindi far conoscere le iniziative lodevolissime che già esistono da molti anni, come il suo Master in Deaf Studies, a un pubblico magari anche un po' diverso, che è quello che frequenta la scuola Capitale Sociale, e viceversa naturalmente. Quindi davvero grazie, grazie a Nicola, aspettiamo naturalmente le vostre iscrizioni a questo corso, perché ci terremo davvero molto a poterlo fare insieme. Grazie, grazie a tutti e a tutte, grazie dottoressa Romano, sono commossa per le sue parole, grazie a Nicola Ferrari, in bocca al lupo per il vostro corso, sono sicura che avrete successo.